La scuola archeologica italiana di Atene è l'unica istituzione archeologica che l'Italia ha all'estero. È stata fondata nel 1909, ha scavato importantissimi siti in Grecia e a Creta. Per esempio una grande iscrizione nel sito di Gortina, datata al V secolo a.C., che contiene le prime leggi scritte che riguardano in particolare il diritto di famiglia, il diritto delle donne, il diritto delle vedove, altri reperti che sono diventati quasi degli oggetti pop, come questo che vedete qui in replica, che è il disco di Festos, un disco di terracotta inciso con dei simboli che non è stato ancora decifrato, quindi è ancora, diciamo, un oggetto misterioso. Qui siamo nella sala principale della biblioteca della scuola, che raccoglie più di 60.000 volumi. L'importanza di Atene per noi che viviamo nel terzo millennio è fondamentale, perché in questa città è stata inventata la filosofia, è stato inventato il teatro. Gli scrittori antichi pensavano che gli abitanti di Atene e dell'Attica fossero i migliori del mondo. Ma ci sono state delle condizioni naturali e storiche che hanno fatto sì che proprio in questa città fossero sperimentate delle forme politiche come per esempio la democrazia. Purtroppo l'edilizia di Atene a partire dagli anni 60 è cresciuta in maniera un po' caotica e quindi qui dalla terrazza impedisce di vedere come doveva essere prima delle costruzioni tutta l'acropoli nella sua interezza. Durante la guerra dei veneziani contro gli ottomani nella seconda metà del 600, il capitano veneziano Morosini bombardò il Partenone, il fortunato colpo, come poi scrisse, che distrusse gran parte dell'edificio. E da circa un paio di secoli le autorità greche sono impegnate al restauro, all'integrazione e alla ricostruzione quasi integrale dell'edificio. Ho cominciato a studiare l'archeologia per il mio interesse verso il passato. Gli storici, per esempio, hanno a che fare con le fonti scritte così come sono state tramandate, mentre gli archeologi hanno una opportunità in più, che possono ricostruire e interpretare i dati materiali che essi stessi portano alla luce, dando un contributo alla ricostruzione della storia del passato. Non si tratta solo di trovare il tesoro, ma di applicarsi, a volte in un rovello anche molto faticoso, a interpretare e a rimettere insieme tutti i pezzi per fornire una ricostruzione il più possibile solida. La ricerca archeologica italiana è per certi aspetti abbastanza all'avanguardia rispetto ad altre nazioni dell'Europa o del Mediterraneo. Nel corso degli anni gli archeologi pongono alla propria ricerca delle domande differenti che cambiano con il tempo. Io non so dire gli archeologi del futuro quali domande porranno agli scavi di cui si occuperanno, però sarà interessante vedere dove andrà la storia e quale sarà l'archeologia nel futuro.